Siamo qui con l'avvocata Laura Martinelli di ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Avvocata, durante la manifestazione del 4 giugno contro il CPR, convocata dai giuristi del Piemonte, lei ha raccontato la storia di un suo assistito nel CPR di Torino. Quando è iniziato il trattenimento di questa persona? Allora, questa persona è arrivata a Lampedusa il 20 di ottobre del 2020 e subito dopo è stata inserita in una nave quarantena, quindi diciamo che la limitazione della libertà è iniziata anche prima di arrivare al CPR di Torino. È stato sulla nave di quarantena per qualche giorno, era in rada al porto di Palermo e poi è stato direttamente trasferito al CPR ad inizio novembre, siamo intorno al 4 di novembre. Quindi a quel punto inizia il trattenimento. Questa persona è di nazionalità tunisina? Sì, esatto. Che lei sappia, quali tipi di documenti lui ha firmato sulla nave quarantena? Ha firmato probabilmente un foglio notizie dal quale risultava che non volesse presentare domanda di protezione internazionale, ma è una prassi sostanzialmente, per cui di fatto magari anche in assenza di un mediatore o in condizioni comunque non adeguate perché non viene fatta una informativa approfondita, non c'è la presenza di un legale, viene chiesto alle persone che sbarcano se vogliono fare domanda di protezione internazionale oppure no, e poi con questi moduli precompilati di fatto viene anche un po' deviata probabilmente la reale intenzione delle persone. La vicenda del suo assistito che lei ha raccontato al microfono della manifestazione ha, devo dire, ed è stato disappunto in alcuni medici presenti a titolo personale alla manifestazione, per come appunto è stata portata avanti la tutela della salute di questo trattenuto. Ci può raccontare la storia clinica di questa persona all'interno del CPR? Questo ragazzo arriva in Italia con una ferita d'arma da fuoco al piede. La ferita viene già certificata, tra virgolette, esaminata in sede di quarantena, quindi dalla Croce Rossa sulla nave quarantena. Quindi già si sapeva qual era la situazione. Nel momento in cui viene portato al CPR, di nuovo la sua situazione sanitaria è evidente perché non riesce a camminare bene, ha questo piede dolente, quindi sin dalla convalida del trattenimento davanti al giudice di pace la cosa è evidente. E in seguito io ho avuto modo di vedere proprio un progressivo peggioramento delle sue condizioni generali, un peggioramento che non è stato seguito da un'adeguata attenzione dal punto di vista medico, perché nei primi tempi del suo trattenimento si sono sostanzialmente limitati i medici del centro Brunelleschi a somministrare degli antidolorifici e a, tra virgolette, tenere sotto controllo la situazione, senza avviare le procedure necessarie per i dovuti controlli specialistici, radiografie e così via, anche perché lui aveva riferito di essere stato colpito con un fucile da caccia, quindi all'interno del suo piede vi erano numerosi piombini, pallini di piombo. E la situazione poteva essere grave anche perché il piombo è cancerogeno, quindi la presenza nei tessuti avrebbe potuto provocare dei seri danni, oltre che eventualmente anche un'intossicazione. Quindi nulla è stato fatto, salvo dopo un po' di tempo sentirmi riferire dal mio assistito che all'interno del centro, quindi senza previa visita medica specialistica, senza previa radiografia, gli era stata effettuata a più riprese, perché se non ricordo male viene fatta almeno 2 volte, un'operazione di estrazione di alcuni piombini all'interno dell'ambulatorio medico del CPR. Questo è quanto è stato fatto, nonostante le ripetute richieste da parte del difensore e poi anche grazie all'intervento della garante dei detenuti del Comune di Torino, la dottoressa Monica Gallo. Nonostante avessimo richiesto a più riprese o l'ingresso di un medico specialista all'interno del CPR
o in realtà in via principale, che il ragazzo potesse accedere alle strutture ospedaliere della città e ottenere insomma, cure mediche adeguate alla sua condizione personale. Tutto ciò non avviene fino al mese di febbraio, fino alla fine di febbraio, anzi a metà febbraio. Quando finalmente il ragazzo viene portato al CTO per una visita di controllo e per una radiografia. Fino a quel momento, quindi da novembre a febbraio, lui cioè non gli è permesso un accesso in una struttura ospedaliera e la sua situazione viene curata, tra virgolette, unicamente all'interno del centro. Ciò nonostante le sue condizioni fisiche peggiorino a vista d'occhio, nel senso che dopo qualche tempo anche il suo arto comincia a tremare in modo inconsapevole, lui non riusciva a controllare questo movimento e anche la sua capacità di deambulazione stesse peggiorando perché all'interno della sua area, all'interno dell'area in cui era trattenuto, non gli era concesso né di usare delle stampelle né di usare la sedia a rotelle, ma soprattutto le stampelle. Quindi di fatto lui è rimasto per giorni interi, per mesi, allettato oppure seduto su una sedia perché non poteva muoversi autonomamente e ovviamente il fatto di non muoversi ha ulteriormente compromesso la sua capacità muscolare e di deambulazione. Quindi nonostante tutta questa situazione, solo dopo mesi riesce a fare questa radiografia, la visita specialistica. E in quella sede viene riscontrata la presenza di decine di piombini all'interno del piede, sicuramente più di 50 pallini di piombo all'interno del piede, alcuni dei quali poi si scoprirà in seguito erano addirittura spezzati, erano rotti, con appunto un rischio di intossicazione non indifferente. Quindi in quella sede viene visitato e a quel punto, quando diventa evidente la necessità di intervenire con urgenza, solo a quel punto, la direzione del CPR e la prefettura decidono di dimetterlo nei giorni immediatamente successivi, solo, quando è diventato evidente quindi la sua incompatibilità con il trattenimento e la necessità di cure chirurgiche, immediate. Quindi solo a quel punto viene effettivamente dimesso e inserito in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, dove poi per fortuna insomma, i responsabili del centro si sono presi carico della situazione e hanno subito preso contatto con i medici del CTO per pianificare l'operazione. Che è stata molto complessa, sono state più operazioni molto complesse, anche perché il piede è estremamente complicato, è pieno di piccole ossa che possono essere compromesse dalla presenza di corpi estranei. Complessa al punto che il ragazzo è stato ricoverato per almeno un mese e mezzo all'ospedale CTO prima di essere infine dimesso e ovviamente con la prospettiva di fare poi una fisioterapia e cure riabilitative successive. Quindi questa è la situazione, cioè un ragazzo che è stato sottoposto a due operazioni all'interno del CPR in un ambulatorio che dubito avere le condizioni igienico-sanitarie adeguate per effettuare delle operazioni anche minimali, come può essere quella di estrazione di un piombino. Poi è stato ricoverato per un mese e mezzo in un ospedale, una delle eccellenze della nostra città. Quindi mi sembra evidente che ci sia stata un'incuria da parte del personale medico del centro e della direzione del centro e della prefettura, evidentemente. Ecco, una persona che non è in grado di deambulare, da cosa lei ha detto, che quindi ha funzionalità motorie estremamente ridotte,
e che non può disporre di supporti alla deambulazione, quindi le stampelle piuttosto che una sedia a rotelle. Sappiamo che nel CPR ci sono molti casi di autolesionismo, per cui praticamente non entra più nessun oggetto perché con le stampelle qualcuno si potrebbe far del male e tutto quanto. Quindi, sulla base di queste risultanze, secondo lei ritiene che nel momento in cui il paziente non fosse più correttamente deambulante, le sue condizioni fossero già da allora compatibili col trattenimento? Assolutamente sì, ma a mio parere da subito doveva essere effettuata una visita specialistica perché da subito lui necessitava di un'operazione di un certo tipo, da subito, dall'inizio del trattenimento, anzi dal suo arrivo in Italia necessitava di un'operazione chirurgica complessa e urgente, quindi al di là del suo peggioramento nel corso del tempo, da subito doveva essere sottoposto a una visita radiologica e poi specialistica, ortopedica, ricostruttiva e così via. Non dopo mesi dal suo arrivo valuteremo, anzi non sarò io, ma sarà un medico legale a valutare se il ritardo nell'accesso alle cure abbia determinato un danno ulteriore alla situazione già critica comunque. E speriamo di no, assolutamente, e per fortuna non sembra il caso, non abbia determinato dei danni permanenti alla mobilità e alla funzionalità dell'arto. Adesso la persona di cui stiamo parlando è in un centro d'accoglienza per richiedenti asilo, quindi ha fatto richiesta di protezione internazionale? Sì, dopo il suo arrivo ha formalizzato domanda di protezione internazionale all'interno del centro, all'interno del CPR, ed è stato anche ascoltato dalla commissione territoriale nel mese di dicembre. Tra l'altro anche in quel caso c'è stato, diciamo, un intoppo, nel senso che inizialmente era stato convocato una prima volta dalla commissione e non si era presentato, ma non si era presentato non per sua volontà, ma perché la direzione del centro non aveva disposto le misure necessarie all'accompagnamento di una persona con problemi di mobilità. Non aveva preso le misure necessarie, non l'aveva accompagnato senza neanche informare la commissione. Tant'è che poi, una volta compresa la situazione, il difensore ho fatto un'istanza alla commissione affinché potesse essere riprogrammata un'audizione e spiegando quali erano le ragioni dell'assenza del ragazzo, quindi non una mancanza di volontà di proseguire con la domanda di protezione internazionale, ma una mancata organizzazione da parte del centro, tanto che poi è stata organizzata una nuova audizione, la domanda è stata rigettata, adesso c'è un ricorso pendente davanti al Tribunale di Torino. Il suo assistito è in grado di indicare quale dei medici del CPR gli ha estratto i pallini da caccia dal piede nell'ambulatorio del CPR, che ci risulta da una recente ispezione della SL sia stato riscontrato non la norma? Ovviamente lui sì, è assolutamente in grado di riconoscere le persone che l'hanno visitato in quei giorni e hanno effettuato l'operazione, assolutamente Secondo la sua esperienza, questa vicenda è un'eccezione o rispecchia il livello di assistenza sanitaria che il CPR di Torino fornisce? sì. Non è assolutamente un'eccezione, è emblematica di una situazione che non può andare avanti, nel senso che all'interno del CPR vengono trattenute persone che in realtà sono incompatibili con quel tipo di trattenimento, cioè all'interno del CPR non può essere garantita un'assistenza medica, psicologica, psichiatrica adeguata e ormai questo credo sia evidente a tutti. E dovrebbe essere evidente anche alle autorità responsabili del centro del CPR Brunelleschi. E ciò nonostante, appunto, vengono trattenute nel momento in cui vengono trattenute in condizioni inumane e degradanti, diciamocelo, perché chi ha magari delle vulnerabilità psicologico-psichiatriche viene tenuto in isolamento. Con le conseguenze nefaste che questo può avere, tra l'altro un isolamento non controllato, cioè
in abbandono, direi, in stato di abbandono più che in isolamento, perché l'isolamento in carcere anche è sottoposto ad una vigilanza strettissima, per cui sostanzialmente la persona non può fare nulla senza che gli agenti penitenziari non possano vedere cosa sta facendo. Invece nel caso del CPR sostanzialmente la persona viene abbandonata nel cosiddetto ospedaletto senza nessun tipo di controllo, di vigilanza su quello che potrebbe fare. L'istituto dell'isolamento è previsto dalla legge turco-napolitano che istituisce il trattenimento ai fini di rimpatrio e dal regolamento CE 2014, che è il regolamento attuativo? Assolutamente no, quella dell'isolamento all'interno del CPR è una prassi, ed è questo non può esistere perché già il trattenimento è una limitazione della libertà personale francamente discutibile. A maggior ragione all'interno di questo sistema di trattenimento viene istituito un sistema di detenzione in isolamento che non ha nessuna base giuridica, non ha nessuna base giuridica. E tra l'altro un sistema di isolamento nel quale le persone vengono abbandonate, ripeto, e questo è estremamente grave, non c'è nessun tipo di controllo su quello che poi avviene in isolamento e soprattutto la ratio per cui le persone vengono poste in isolamento è assolutamente discrezionale e sembra quasi paradossale, nel senso che alla fine chi finisce in isolamento magari è chi è più vulnerabile e quindi chi meno avrebbe necessità di essere isolato, anzi. Ecco, ma a questo punto sappiamo abbastanza, chi si occupa di CPR, soprattutto di Torino, sa che nel famoso ospedaletto, nel famigerato ospedaletto, quello che nella manifestazione del 4 giugno sono stati chiamati le stanze dell'ospedaletto, sono stati chiamati canili, sono state chiamate gabbie per polli, proprio per come sono strutturate. Ecco, le ragioni per cui le persone vengono messe nell'ospedaletto sono sostanzialmente ragioni di incompatibilità con le aree, cioè molto spesso le persone vengono isolate perché si creano condizioni all'interno delle aree che possono risultare pericolose per queste persone. Ma allora, in questo caso, non si configura un'incompatibilità al trattenimento piuttosto che una necessità all'isolamento? Allora, diciamo, alle volte la situazione è anche inversa, cioè se una persona è problematica, allora viene messa in isolamento. Diciamo che il problema fondamentale è che non c'è un reale controllo relativo all'idoneità al trattenimento, cioè sono tutti idonei ad essere trattenuti, tutti, tutti. Cioè vengono considerati tali. Tutti vengono considerati tali, anche persone estremamente vulnerabili, anche persone che nel CPR non dovrebbero stare per problemi medici, problemi psichiatrici, che non sono seguiti all'interno del CPR, non ci potrebbero stare e non c'è un adeguato controllo all'ingresso sull'idoneità al trattenimento. Il fatto che il regolamento attuativo sia disatteso, e cioè che l'idoneità medico-legale non venga valutata dall'ASL, ma venga valutata dal direttore sanitario del CPR, che è a tutti gli effetti un dipendente del CPR, non configura, a suo parere, un conflitto di interessi. Il CPR guadagna a persona, cioè il CPR riceve fondi in funzione di quante persone ci sono al proprio interno. È sicuramente gravissimo e secondo me rientra all'interno del sistema, cioè anche la valutazione dell'idoneità al trattenimento viene effettuata da un'autorità sanitaria interna al CPR, okay? Così come anche i trattamenti medico-sanitari che avvengono durante il trattenimento sono di responsabilità dell'autorità sanitaria interna al CPR.
cosa che non ha assolutamente motivo di esistere. Cioè, anche i carcerati, se necessitano di cure medico-specialistiche, vengono tradotti in ospedale, vengono autorizzati a fare delle visite medico-specialistiche. Invece, in questo caso, siamo veramente in un luogo dove pare che ci siano sostanzialmente delle autorità che agiscono in modo assolutamente discrezionale e al di là di qualsiasi norma di legge. Il suo assistito ha precedenti penali? Assolutamente no. I dati ci dicono che al CPR di Torino, solo al CPR di Torino, nel 2020 sono state trattenute 101 persone richiedenti asilo. Il fatto che una persona che richiede asilo, che quindi richiede protezione all'Italia, venga privata della libertà, dal punto di vista anche etico, dal punto di vista giurisprudenziale, cosa ci può dire su questo punto? Allora, da questo punto di vista la normativa è abbastanza chiara. Diciamo che molti dei richiedenti asilo che sono all'interno del CPR sono persone già trattenute e che fanno domanda d'asilo all'interno del CPR e che poi sostanzialmente proseguono con il trattenimento, di fatto, anche durante la procedura di protezione internazionale. La cosa sicuramente scorretta è che la prosecuzione del trattenimento avvenga in modo sistematico, Quindi cioè le proroghe. avvenga in modo sistematico, cioè di fatto non c'è uno scrutinio approfondito della necessità di proseguire il trattenimento, ma questo anche al di là dei richiedenti asilo, anche nel caso dei trattenuti non richiedenti asilo, cioè se vediamo le percentuali di convalida e di proroga siamo a cifre 98% delle convalide si conclude appunto con una convalida oppure delle proroghe con una proroga. Ora, o la pubblica amministrazione nell'ambito del trattenimento nello specifico lavora in modo perfetto ed esemplare, forse l'unico ambito in cui lavora in modo perfetto ed esemplare, o altrimenti si può dire che c'è un problema a livello di pubblica amministrazione, c'è un problema a livello di autorità giudiziaria. Grazie, avvocata. Grazie a voi.